Se di recente avete acquistato banane fair trade, è probabile che venissero da qui. Siamo a Mayaritos, nel nord del Perù, dove la cooperativa di produttori Happy Bosman coltiva banane biologiche che poi finiscono sugli scaffali dei supermercati Coop e dei negozi Natura Sicura Bio. Da aprile 2011, grazie al Fair Trade Premium e con l'aiuto dell'importatore italiano Organic Sur, i produttori di Happy Bosman esportano direttamente le loro banane in Europa senza passare per altri intermediari. El primer contenedor que exportamos lo hicimos con mucho esfuerzo y sobre todo con la ayuda del importador, puesto que nosotros no teníamos dinero para exportar o nos faltaba dinero para exportar. A fianco al progetto Fair Trade legato al prezzo minimo, al prezzo premium, nel caso specifico poi l'importatore in questo caso ha anche sviluppato un ulteriore progetto per rafforzare la collaborazione col produttore stesso. Fair Trade è stato importante A per i benefici diretti che dà, B perché sullo stesso produttore poi si è, come dire, favorito il processo per un ulteriore progetto di sviluppo del produttore stesso. Nel piccolo stabilimento della cooperativa le banane vengono raccolte ancora verdi, lavate, etichettate e inscatolate, pronte per la spedizione. Il tutto nel rispetto dei più elevati standard igienici e ambientali e nella tutela dei soci lavoratori. Fairtrade nos ha aiutato a crescere. El hecho de asociarnos y de recibir una prima por nuestra fruta nos ha permitido crecer no solamente como personas en lo que se refiere a la calidad de vida, sino también en infraestructura. Hemos crecido porque no solamente nos beneficiamos nosotros, sino que también beneficiamos a la comunidad. El comercio justo permite formación de mejores personas, porque van a estar más tranquilas debido a que reciben un precio justo por su producto, les permite lograr desarrollo, les permite a sus hijos ir a la universidad, lo que antes no hacían. Happy Bosman conta 160 soci per circa 200 ettari di terreno coltivato a banano. Grazie al prezzo eco e stabile e alle risorse aggiuntive garantite dalla certificazione Fairtrade, la cooperativa sta finanziando diversi progetti sociali per il territorio. Tra le altre cose, un campo di pallavolo per gli alunni della scuola e borse di studio per i figli dei lavoratori della cooperativa. Il presidente di Happy Bosman, Martin Cerres Colmenares, si è volato in Italia a fine ottobre per incontrare i consumatori e raccontare la storia della cooperativa. Gli episodi come la visita di Martin sono importanti perché spesso è difficile diciamo, dare a chi compra una sorta di riscontro rispetto a quello che succede poi nel sud del mondo effettivamente. Traigo mugre dentro de las uñas y callos en los pies.